Province, notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma. Raccolta differenziata, la rivoluzione ecologica della provincia arriva anche a Frascati. Continua la rivoluzione ecologica della provincia di Roma. Anche a Frascati arriva la raccolta differenziata porta a porta a copertura totale, coinvolgendo tutti i 22.000 abitanti con un finanziamento di 660.000 euro. Entro l'estate il servizio sarà esteso anche a Velletri, Castel Gandolfo e Capena, per continuare a dimostrare che con la raccolta differenziata si possono gestire i rifiuti anche senza discariche. Una giornata meravigliosa che giustamente coinvolge anche i bambini e le bambine, ma Frascati che al 100% raccoglie la differenziata è un grande risultato e anche un bel simbolo di come bisogna lavorare. E stiamo dando, anzi questi sindaci, questi giovani, queste comunità locali stanno dando un contributo davvero straordinario. In 4 anni, nei comuni della provincia, la raccolta differenziata dei rifiuti è passata dai 28.000 abitanti coinvolti nel 2008 ai 900.000 di oggi, con un investimento complessivo da 36 milioni di euro anche per la realizzazione di 44 isole ecologiche e 4 impianti di compostaggio. Emergenza in ebook. Ecco il piano della Protezione Civile. Un atlante dei rischi e delle emergenze del territorio consultabile attraverso un CD-ROM o un ebook. È il piano di emergenza di Protezione Civile Provinciale, uno strumento telematico a disposizione di tutti i 121 comuni del territorio per pianificare interventi, condividere informazioni e favorire la collaborazione della Protezione Civile. A presentarlo l'assessore provinciale alla sicurezza Ezio Paluzzi. È una sorta di completamento di un'attività che noi abbiamo iniziato sin dal nostro insediamento per un'attività di analisi, studio e di conoscenza del nostro territorio da poter mettere a disposizione di tutti i sindaci della provincia di Roma. Un elemento di forza del piano sarà la sala operativa interdipartimentale di Polizia Provinciale e Protezione Civile, attiva 24 ore e organizzata in 4 livelli operativi. Uno strumento indispensabile, quindi, con cui i sindaci potranno lavorare e avere anche suggerimenti per la pianificazione urbanistica, come ha spiegato l'assessore Paluzzi. Questo consentirà, ad esempio, ai sindaci di avere in caso di emergenza la possibilità di poter consultare su Atlas Mappe la viabilità alternativa se per caso loro hanno una strada provinciale o comunale bloccata. A Ostia, 3 giorni di sport e cultura con la Coppa del Mondo di Skate. Skateboarding, street basket e wrestling. A Proda Ostia da venerdì a domenica la 5ª edizione della World Cup Skateboarding. Per 3 giorni il litorale romano sarà il palcoscenico mondiale degli action sport, che raccolgono atleti da ogni parte del mondo e tantissimi appassionati. Per il presidente della provincia, Nicola Zingaretti, un evento gratuito grazie al quale si accende un faro sul mare di Roma. È un'idea di città che toglie lo spazio al degrado, toglie lo spazio alla solitudine, toglie lo spazio alla violenza e lo dà alla vita. William Zanchelli, organizzatore dell'evento mondiale, sottolinea l'impegno per il litorale con un'iniziativa che unisce sport, cultura e musica. Siamo alla ricerca sempre di creare eventi per dare stimolo e impulso positivo ai nostri ragazzi. Con il concorso Voice Out, 4.000 studenti contro l'omofobia. Oh, ma che soffi delle birre? Basta discriminazioni. È il messaggio lanciato da oltre 4.000 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso Voice Out del progetto europeo NISO, coordinato dalla provincia di Roma con il Gay Center come partner italiano. Gli studenti dei licei Giordano Bruno, Socrate e Vivona hanno dato vita a vere e proprie proposte politiche e di comunicazione contro l'omofobia, dividendosi in 6 gruppi di lavoro e realizzando altrettanti video. Questo progetto ha 2 fasi, la prima quella di formare le persone, ma la seconda quella di lasciare nelle scuole sia docenti formati che studenti formati. La scuola deve essere un luogo accogliente e questo progetto deve servire a questo.
A scegliere il video più bello, Discrimin Action, degli studenti del Socrate, è stata una giuria di qualità presieduta da Andrea Occhipinti di Lucky Red, il cui voto si è sommato a quello espresso sul web e a quello degli studenti. Un lavoro straordinario che ha coinvolto centinaia di ragazzi, come sottolinea il presidente Nicola Zingaretti. Che c'è una generazione bellissima che sa anche ragionare e sa combattere per essere una generazione libera, e noi siamo orgogliosi di aver dato una mano ed essere stato il partner europeo ancora una volta italiano della realizzazione di un grande progetto culturale che altrimenti l'Italia avrebbe perso.